Ciao ragazzi, in questa breve video lezione vorrei introdurre il concetto di funzione, un concetto molto molto importante in matematica. Cominciamo quindi con il vedere che cos'è una funzione. Una funzione che indichiamo con, ad esempio, con la lettera f di a in b, dove a e b sono degli insiemi, è una relazione che ad ogni elemento x dell'insieme A, diciamo l'insieme di partenza, associa uno e un solo elemento y dell'insieme B, diciamo insieme di arrivo. Qui in questo diagramma vediamo una rappresentazione di quello che ho appena detto. Vediamo due insiemi, l'insieme di partenza A e l'insieme di arrivo B. Nell'insieme A abbiamo tre elementi che sono indicati con 1, 2 e 3 e nell'insieme B abbiamo 5 elementi indicati con A, B, C, D, E. Come vedete, a ciascun elemento dell'insieme di partenza A corrisponde uno e un solo elemento Y dell'insieme B. Quindi all'1, all'elemento 1 dell'insieme di partenza corrisponde un solo elemento che è l'elemento A nell'insieme B. All'elemento 2 dell'insieme di partenza corrisponde l'elemento C dell'insieme di arrivo, all'elemento 3 dell'insieme di partenza corrisponde l'elemento D dell'insieme di arrivo. Non si verifica mai una situazione in cui ad un elemento dell'insieme di partenza corrispondono ad esempio due o più elementi dell'insieme di arrivo, perché questo farebbe sì che la relazione non potesse essere considerata una funzione. Non importa se ci sono degli elementi nell'insieme di arrivo che non sono associati a nessun elemento dell'insieme di partenza. Questa è una situazione che può verificarsi anche nelle funzioni. L'importante è che non ci sia un'associazione doppia per un elemento dell'insieme di partenza. Il fatto che i due insiemi A e B siano legati da una funzione che chiamiamo f si può scrivere anche in questo modo sintetico: f, due punti, A, freccia, B. Vuol dire che f è una funzione di A in B. Oppure si può anche indicare y uguale f di x, sfruttando il fatto che x e y sono generici elementi rispettivamente dell'insieme di partenza A e dell'insieme di arrivo B. Diamo dei nomi. A, che finora abbiamo chiamato insieme di partenza, è indicato come dominio della funzione, mentre B è l'insieme di arrivo, ma tecnicamente viene chiamato insieme codominio della funzione. Una funzione f di A in B è simile ad una macchina, in un certo senso, nella quale entra, per così dire, un valore x dell'insieme A, quindi del dominio, ed esce, se così possiamo dire, il valore corrispondente dell'insieme B, cioè il valore che dipende da x. Il fatto che io dica il valore y che dipende da x ci fa capire un concetto molto importante, cioè il concetto che il generico elemento dell'insieme di partenza, del dominio, quindi il generico elemento x, può essere chiamato variabile indipendente perché non dipende da nulla in particolare, mentre il corrispondente elemento dell'insieme codominio, dell'insieme di arrivo, y, quindi l'elemento y generico di B, si dice variabile dipendente perché dipende da x, è legato a x. Una volta che noi abbiamo scelto x, automaticamente noi abbiamo anche indicato un corrispondente valore y, il corrispondente valore che la funzione ci restituisce una volta che abbiamo scelto x. Vediamo alcuni esempi, tanto per comprendere in maniera un po' più concreta di cosa stiamo parlando. Prendiamo la relazione è nato A. E questa relazione ha come dominio A l'insieme delle persone e come codominio B l'insieme delle città. Quindi ad ogni elemento, quindi ad ogni persona dell'insieme di partenza, del dominio, questa relazione fa corrispondere
la città natale dell'insieme B. L'insieme B è quindi l'insieme delle città. Questa relazione è una funzione, perché ad ogni persona corrisponde una sola città, o comunque un luogo più in generale, di nascita. Non possiamo dire che una persona è nata contemporaneamente in due città. Una volta che noi abbiamo fissato la x, quindi la variabile indipendente, quindi in questo caso la persona, l'elemento del dominio delle persone, abbiamo automaticamente una y che è la città natale di questa persona, e quindi un elemento del codominio B, cioè dell'insieme delle città. Quindi questa è una funzione. Viceversa, la relazione è la città natale di, che è la relazione inversa rispetto alla precedente, avrà come dominio A l'insieme delle città, al contrario di prima, e come codominio B l'insieme delle persone. Questa, se ci pensate, non è una funzione, perché ad ogni città, quindi ad ogni elemento del dominio A, possono corrispondere più persone che vi sono nate. In una città, sono nate tantissime persone, non soltanto una. E quindi questa non può essere considerata una funzione, perché ad un elemento del dominio corrispondono molti elementi del codominio. Prendiamo una relazione di carattere matematico, di carattere numerico. La relazione è il quadrato di. Questa relazione ha come dominio A l'insieme dei numeri naturali, ad esempio, e come codominio B ancora l'insieme dei numeri naturali. Questa è una funzione, perché ad ogni numero naturale corrisponde un solo numero naturale che è il suo quadrato. Per esempio, se noi scegliamo x uguale a 5, che è un elemento di A, quindi del dominio, abbiamo come valore restituito dalla macchina della funzione il valore y uguale 25, che è ancora un elemento del codominio, perché è ancora un numero naturale. Ma scelto un valore per la x, noi abbiamo automaticamente un solo valore per la y, che è il suo quadrato. Un numero non ha più quadrati, ne ha uno solo. E quindi questa è una funzione, perché ad ogni elemento del dominio corrisponde un solo, uno e un solo elemento del codominio. Ecco, l'ultimo esempio ti ha fatto entrare nell'ambito delle funzioni reali di variabile reale. Sono quelle che normalmente in matematica vengono prese in considerazione. In questo caso noi abbiamo A e B, quindi dominio e codominio, che sono non generici insiemi di elementi qualsiasi, ma sono insiemi numerici, sono insiemi di numeri, sono più precisamente sottoinsiemi del grande insieme R dei numeri reali. Quando noi abbiamo a che fare con insiemi di partenza e di arrivo, quindi dominio e codominio di questo tipo, abbiamo funzioni reali di variabili reale, così si dice. Quindi funzioni che fanno corrispondere ad un numero reale un altro numero reale. E abbiamo già visto molti tipi di funzioni reali di variabile reale nel corso del percorso scolastico. Tipicamente vengono esplorate molte di queste funzioni, le funzioni lineari, quindi le rette di tipo y uguale mx più q, che fanno corrispondere ad un numero x un altro numero y. Le funzioni quadratiche che corrispondono alle parabole del tipo y uguale a x alla seconda più bx più c, le funzioni esponenziali di tipo y uguale a elevato alla x, le funzioni logaritmiche di tipo y uguale logaritmo in base a di x e così via, e ce ne sono molte altre ovviamente. Le funzioni reali di variabile reale si possono classificare un po' come le specie animali si possono classificare in ordini, famiglie, specie e così via. Anche le funzioni hanno una loro classificazione. C'è il grande regno delle funzioni reali di variabile reale, e c'è una prima suddivisione tra funzioni algebriche e funzioni trascendenti. Le funzioni algebriche sono le funzioni che possono essere costruite mediante un numero finito di operazioni algebriche, che sono le operazioni elementari che vengono imparate, diciamo, in matematica, quindi addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ma anche elevamenti a potenza con esponente razionale, altrimenti entriamo in un ambito un po' particolare, ed estrazioni di radice, quindi radici quadrate, radici cubiche e così via. Se noi
Se la nostra funzione è costruita utilizzando questi mattoni elementari, allora la nostra funzione è una funzione algebrica, altrimenti è una funzione trascendente. Le funzioni trascendenti sono funzioni un po' più speciali, un po' più particolari, che sono, non possono essere espresse, non possono essere costruite mediante questo numero finito di operazioni di questo tipo, ma che invece contengono qualcosa di più particolare, come funzioni logaritmiche, funzioni esponenziali, goniometriche e così via. Qui ci sono degli esempi di funzioni che non possono essere considerate algebriche perché non contengono soltanto queste operazioni elementari, ma contengono qualcosa di più avanzato, diciamo così. Le funzioni algebriche a loro volta si suddividono tra intere e fratte. Molto semplicemente le intere sono quelle che non contengono la x al denominatore, mentre se la x compare anche una sola volta al denominatore, allora si parla di funzione fratta. A loro volta, sia le intere sia le fratte si possono suddividere tra razionali e irrazionali. Molto semplicemente si parla di una funzione razionale quando non abbiamo la x sotto radice, mentre se c'è la x sotto radice, allora siamo nel dominio delle funzioni irrazionali. Questo vale per le intere e anche per le fratte. Quindi qui ci sono degli esempi, come vedete, ecco questo esempio qui ad esempio è una funzione intera razionale perché non contiene la x al denominatore e nemmeno la x compare mai sotto radice, quindi è un'intera razionale. Questa è un'intera irrazionale perché è vero che non ci sono denominatori che contengono la x, però c'è una radice sotto la quale c'è la nostra variabile indipendente. Questa è una funzione razionale fratta perché non ci sono radici, sono x sotto radice, ma in compenso c'è un denominatore con la x, quindi è una razionale fratta. Questa è addirittura una irrazionale fratta perché c'è la x sotto al denominatore, ma c'è anche la x sotto radice, quindi è un'irrazionale fratta. Quindi in questo modo vedete che si possono costruire diverse categorie di funzione. Nelle prossime video lezioni andremo un po' più in profondità nel mondo delle funzioni e cercheremo di capire alcuni concetti come il dominio, che abbiamo già accennato, ma che vedremo più in particolare, come lo studio del segno di una funzione e lo studio delle intersezioni, del grafico di una funzione con gli assi cartesiani. Per adesso mi fermo qui, buon lavoro e a presto. Ciao a tutti.